Nella calcinazione, la forma vitale sia dell'animale che del vegetale non può conservarsi. Il chimico non cerca la forma, ma solo il soggetto o la materia che contiene la forma e che è conservata con la potenza di ricevere altre forme. Questa materia non è altro che l'umido radicale con il suo fuoco o il suo calore naturale, il quale è l'ultimo alimento di tutte le parti del misto, materia prossima alla semenza e allo sperma e alla sostanza media composta da tutti gli elementi. La pratica degli spagiristi sul sangue consiste nella separazione di una sostanza simile al latte, di un sale volatile, di un olio rosso, di un sale fisso, nella purificazione di tutte queste sostanze e nella loro riunione e fissazione. Il segreto animale è figurato da un cerchio formato da due serpenti, l'uno con ali e l'altro senza, che simboleggiano i due spiriti, uno fisso e l'altro volatile, uniti assieme. Lo spirito volatile è lo spirito del mondo. Esso è verde di sua propria natura, ma è padre di tutti i colori ed è l'alimento dello spirito fisso. Lo spirito volatile crudo è veleno, ma quando è cotto è una teriaca contro ogni malattia. Ogni segreto conduce alla perfezione. I misti del suo regno e non gli altri.